La regoletta che abbiamo appena trovato, per cui la derivata di una potenza x alla n è data da una potenza di x con l'esponente abbassato di 1, cioè x alla n meno 1, moltiplicata per un fattore che la stessa n che era l'esponente, questa regoletta qua è l'inizio di una serie di regolette che ci servono per derivare una funzione qualsiasi, non solo le potenze, non solo... Si parla quindi di regole di derivazione e ce ne sono di due tipi, nel senso che questo caso qua che abbiamo visto, questo caso qua è una regola di tipo specifico, riguarda la potenza di x. Quindi abbiamo una suddivisione di questo tipo, regole di derivazione specifiche che riguardano un tipo di funzione, quindi in questo caso una potenza, e poi ci sono quelle più generali. Le regole di derivazione generali sono quelle in cui non è precisato com'è la funzione, può essere una potenza, un seno, un cos, un logaritmo. Esempio di regola di derivazione generale: se io ho da derivare, quindi metto D maiuscolo punto, una somma o differenza di funzioni, se io le indico con U e V vuol dire che sono funzioni di X, però non so che cosa sono, potrebbero essere una potenza, potrebbero essere potenze diverse, un cubo, un quadrato, potrebbe essere un seno, un cos, un logaritmo, quello che è. Quindi somma o differenza di due funzioni generiche, per quello che si parla di regola generale, ecco, la derivata di una somma o differenza di funzioni generiche è semplicemente la somma o la differenza delle derivate. Sembra una banalità, però non è che tutte le operazioni godono della proprietà distributiva, cioè la derivazione sulla somma e sulla differenza gode della proprietà distributiva, quindi la derivazione di una somma e differenza si equivale a derivare ogni singolo addendo. Un'altra regola di tipo generale è questa: la derivata di una funzione f di x, quindi generica, non so che cos'è, moltiplicata per una costante k, cioè c'è davanti una costante e poi c'è una funzione complicata quanto voglio, è semplicemente calcolabile facendo la derivata della funzione moltiplicandola per k, cioè praticamente la k, la costante moltiplicativa, si lascia da parte, si deriva la funzione soltanto senza preoccuparsi più di tanto. Ecco, con queste prime regole noi potremmo, per esempio, provare a derivare una funzione un po' più complicata della semplice potenza. Ecco, prendiamo per esempio l'equazione corrispondente alla parabola generica, non quella semplicemente x quadro, eccetera, ma a x quadro più bx più c. Questa parabola generica, se voglio trovare la sua derivata, quindi la y', cosa devo fare? Intanto devo vedere in generale la formula. La funzione di che cosa è fatta? È un trinomio secondo grado, è fatta di una somma di tante singole funzioni più piccole. Quindi posso applicare questa regola qua, la derivata di una somma di funzioni. Come si fa? Si derivano le singole funzioni. Allora, questo significa che per derivare questa funzione io mi derivo uno per uno i singoli addendi. Cominciamo dal primo. Ax al quadrato, questa moltiplicata davanti di x al quadrato è come questa costante moltiplicata la funzione. Cosa devo fare quando devo derivare una costante moltiplicata una funzione? Basta lasciare la costante dov'è e derivare la funzione. Quindi io lascio la costante dov'è e derivo la funzione. So che x al quadrato derivato, abbiamo visto, fa 2x più. Andiamo a derivare il secondo termine, b per x, di nuovo abbiamo b è una costante, moltiplica la funzione, quindi il b lo lascio dov'è, derivo x. X non l'abbiamo visto fino adesso quanto è la derivata di x, però lo si può ricavare da questo caso
di potenza generica. Allora, x alla n fa derivato n per x alla n meno 1, quindi devo abbassare il grado della funzione. Qui il grado è 1, x da solo è come dire x alla 1. Se abbasso il grado, 1 meno 1 fa 0, x alla 0 non lo so neanche scrivere, x alla 0 fa 1, moltiplicato per b fa b, quindi è sparita la x. Ecco, ricordiamoci, è facile quando c'è un quadrato, un cubo, si abbassa il grado, la x rimane, ma se l'x è già a primo grado praticamente sparisce derivandola, rimane solo la costante che c'è davanti. E la c, quanto vale la derivata di c? Questo è un caso un po' particolare, potrebbe essere visto usando sempre la stessa regoletta, pensando a c come c che moltiplica x alla 0, perché praticamente se la x non c'è è come se ci fosse con esponente 0 che fa 1 e quindi 1 per c fa c. Se io applico questa regoletta, capite che l'esponente 0, se mi viene davanti come fattore, mi annulla tutto, cioè derivando avrei c che moltiplica 0 per x abbassato di grado, ma comunque che moltiplica 0, quindi qui ci sarebbe 0. C'è però un altro modo per convincersi di questa stranezza. La derivata di una costante sarebbe 0, ma pensiamo un po' che cosa vuole dire intanto una costante. Una costante vuol dire, se faccio il grafico di una costante, vuol dire una retta orizzontale a valore costante, y uguale costante. Ora, questa è la y, ok? Questa è la y, qual è la sua y'? La y' deve essere la funzione che ci dà la pendenza della primitiva. E qual è la pendenza di una costante? È 0, quindi vedete che quadra. Se ho una costante, la derivazione fa semplicemente 0. Ecco, tolto questo 0, vedete che questa qui è la mia parabola generica e questa è la sua derivata, cioè una funzione che è passata di grado, diventata una funzione di primo grado, che dà la pendenza della parabola indipendentemente da quelli che sono i valori di a e b. Cioè il bello di questi calcoli algebrici è che io non faccio un disegno preciso e calcolo la pendenza di quella funzione, ma posso restare nel generico con delle lettere di parametri ancora non precisati, in cui a priori non saprei neanche fare il grafico se non conosco A, B e C, e viceversa sono in grado di trovare l'espressione algebrica che mi dà la pendenza di quella funzione lì, anche se A e B non sono ancora stati precisati.